Allora, eccoci qua. Io innanzitutto mi scuso perché ho poca voce. O meglio, è altalenante, ma su e giù. E ho la tosse. Ho la bronchite. Chi mi segue sul social lo sa. E nulla, però insomma bisogna riprendere un po' col blog, bisogna riprendere un po' con gli argomenti. Anche perché spesso e volentieri i miei argomenti arrivano da qualcosa di più personale. Mi chiedo scusa anche per la lavatrice, ma dopo una settimana di febbri, bronchiti, eccetera, cioè non avevo ancora avuto il tempo di fare un bucato, quindi se la sentite, chiedo bene. Allora, avevo detto che oggi avrei parlato del perché parlo di depressione. E successivamente avremmo parlato anche di perché la depressione ogni tanto viene addirittura utilizzata dal prossimo per diciamo, scopi non particolarmente nobili. A volte coscientemente, a volte invece lo scopo è nobile, ma non ci si rende conto di utilizzarla come scusa. Ma ci arriviamo con calma. Parliamo prima del perché parlo di depressione. Parlo di depressione perché ne parlano in pochi. O meglio, il termine depressione è abusatissimo. Ogni altra questione è triste, ah sono depresso, ah è depresso, ah no, non è depressa, ma anzi. Depressione non è tristezza, non è passare un brutto momento, per quanto i brutti momenti non siano assolutamente da sottovalutare, perché possono portare a depressione e perché soprattutto l'animo umano, secondo me, dovrebbe avere il giusto riconoscimento. Altrimenti non si arriva a riconoscere le malattie mentali. Depressione, appunto, è una malattia. Se io dicessi ho il diabete, io non credo che direi qualcosa di assurdo, no? Il diabete è una malattia cronica che spesso richiede iniezioni quotidiane, pasticche, eccetera, eccetera. Una malattia cronica, come tante altre, e addirittura non c'è ancora che io sappia un modo per guarire, mentre dalla depressione, per esempio, si può guarire. Si può e non si può. Ci sono vari tipi di depressione, lo dico sempre, gravi, meno gravi. Questi tipi non è così facile incanalarli in categorie. Comunque, io ho un disturbo ansioso depressivo. Ho con depressione maggiore. Cosa vuol dire? Che il mio disturbo non è soltanto la depressione che è maggiore, quindi è una delle depressioni peggiori, più gravi, ma è anche una depressione con una componente ansiosa. E poi, come ho già detto migliaia di volte, la mia è anche una depressione nascosta. Io faccio molta, molta fatica a esternare i sintomi tipici della depressione. Metto tipici tra virgolette, perché in realtà, come vedremo, così tipici non sono. E quindi nulla, il problema appunto è per me è stato doverne parlare. Perché? Perché ero stufa di raccontar male, per esempio.
con i farmaci per la depressione di solito non si può avere. Poi dipende dalla terapia, eh? O non si può avere affatto, o si può avere molto poco. E tutta la gente, eccetera, ma non bevi, non fai un brindisi. E io rigorosamente dicevo no. Perché? E la gente, perché? Sei incinta? Stai male? Non ti piace? Sei astemia? No, sono depressa. Sono depressa e prendo delle medicine. No. Inizialmente dicevo prendo delle medicine e poi subito dopo per quali medicine? Perché la gente deve sempre sapere tutto. Il che mi ritrovavo spesso a mentire dicendo ho preso una pastiglia per il mal di testa e poi mi ritrovavo a riflettere chiedendomi perché ho mentito, ma io di cosa mi devo vergognare esattamente? Di avere una malattia, ma mi sembra un po' assurdo. E quindi ho deciso di cominciare a parlarne. Quando ho aperto il blog, non avevo ancora, cioè avevo avuto la depressione, mi stavo laureando in psicologia, l'avevo avuto in passato, non l'avevo ancora. Era successo, di aver avuto delle ricadute. Volevo parlare di queste cose, volevo anche far vedere come le persone depresse avessero una vita pressoché normale. È vero, ogni tanto arrivano a casa e piangono, ma per lo più si ha una vita normale. Cosa succede? Che quando ricasco in depressione, ricomincia la tarantella. Perché non bevi? Ho preso una pastiglia per il mal di testa, eccetera, eccetera. Poi arrivo a casa. Ma già da lì senti che c'è qualcosa che non va. Ma perché io devo inventarmi qualcosa? Per una cosa che richiede delle medicine, quindi per una cosa che richiede, che quindi è riconosciuta come malattia. Ed ecco perché ad un certo punto sul mio blog si parla di depressione, si parla della mia di depressione, si parla della depressione in generale, si parla delle malattie mentali perché non esiste mica solo la depressione. Si parla del dolore mentale, del dolore fisico, è una cosa che mi è sempre stata a cuore. Già nella mia tesina del diploma, io parlavo del dolore mentale perché tutti tendono a metterlo sulla bilancia col dolore fisico e decidono che il dolore fisico pesa per forza di più. Non importa se sia perché ti sei rotto un'unghia o perché hai un cancro, il dolore fisico nella mente umana pesa di più. Anche per questo ne ho voluto parlare, perché ero stufa che il mio dolore non venisse riconosciuto come tale, come un dolore vero. Poi, vabbè, la nostra società sulle malattie è un po' particolare, perché su quelle molto brutte si chiamano brutti mali. No, si chiama cancro. Non è che lo dico a cuore leggero, eh. Ci ho perso delle persone, quindi. Però noi tendiamo a edulcorare in questo modo un brutto male. Mentre la depressione, appunto, viene invece usata a sproposito, viene usata anche quando non c'entra nulla parlarne, tipo una persona è triste, una persona ha subito un lutto. Ribadisco, non è che è da sottovalutare, il dolore psicologico e mentale è vero tanto quanto quello fisico, però non è depressione. A volte potrebbe diventarlo, quindi è per quello che dico, oh, con calma. Quindi, dicevamo, abbiamo questo modo di edulcorare o di prendere termini a caso. Poi qualcuno romanticamente, perché la depressione è la malattia romantica, ha deciso di chiamarle il male oscuro, che in effetti è un termine che calza, perché effettivamente è qualcosa che non si vede.
Però io sono per chiamare le cose con il loro nome, se è cancro è cancro, se è depressione è depressione, se è diabete è diabete, se mi si è incarnita un'unghia mi si è incarnita un'unghia. Se è un brufolo è un brufolo. È molto più semplice. Perlomeno quando si parla di queste cose, poi. Quindi per questo ho iniziato a parlarne, ho iniziato a parlarne pubblicamente. Non dico che non mi sia costato nulla. Sono stata presa in giro. Sono stata etichettata come pazza. Sono stata etichettata come quella che non lava i panni sporchi in casa sua. E io sono dell'idea che se vuoi risolvere un problema, i panni sporchi è meglio lavarli al fiume, davanti a tutti. Soprattutto quando il problema riguarda milioni di persone. E poi vorrei dire anche a queste persone che una persona con depressione, uno dei sintomi comuni della depressione, comuni nel senso che non soltanto che non è raro, ma anche che è comune a quasi tutti quelli che ce l'hanno, è il senso di colpa. Ecco, il mio senso di colpa, che tra l'altro spesso e volentieri, se io dico perché mi sento in colpa, mi dicono: no, sei matta, ma sei matta? Perché ti senti in colpa per una cosa per cui non dovresti, bla 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 bla. Ma quando tu mi fai notare determinate cose, in realtà mi fai sentire in colpa tu. Te la prendi troppo. Non ti tiri su, non hai voglia di fare, non hai voglia di guarire, bla 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 bla. Ecco perché ne parlo pubblicamente, perché voglio che la piantino. Voglio che sia trattata come una malattia normale in cui non ti, cioè, se tu hai la febbre o se ti si punta un brufolo, non è che ti vengo a chiedere come mai. Ma stai facendo abbastanza? Ma fai qualcosa? Vai in terapia? Cioè, oh! Probabilmente sì, se sto dicendo di avere la depressione, evidentemente qualcosa farò, soprattutto se dico di avere la depressione, spero che qualcuno me l'abbia diagnosticata, perché non è che la depressione me la diagnostico da sola. Anche se sono laureata in psicologia, non me la sono diagnosticata da sola. I farmaci non me li sto per scrivere da sola, non sono mica un medico, uno, e poi determinati farmaci deve prescriverli lo psichiatra, comunque il medico curante che è in accordo con lo psichiatra. Quindi comunque arriviamo alla seconda parte. Ora vi ho detto perché io parlo di depressione. Perché parlo della mia di depressione. Ora voglio parlare di chi usa la depressione. Di norma non è il depresso. Se il depresso ti sta dicendo non ho voglia perché sono depresso, di norma non sta usando una scusa. Di norma è la triste verità. La verità è una malattia. Cominciamo a parlarne come tale. Ora, a me succede ultimamente, tra l'altro, spessissimo. Io sto vivendo una situazione un po' antipatica a livello virtuale. E voi direte: ma a livello virtuale quindi non è reale? No, ragazzi, a livello virtuale è uguale al reale. Semplicemente, cioè, se tu interagisci con delle persone, interagisci con delle persone, che sia a livello di gioco o che sia a livello che sia la tua vicina di casa, cioè spesso interagisci più con una persona a livello virtuale che col tuo vicino di casa. A volte i vicini di casa non sai neanche come si chiamano, me lo sanno perché gli porto le ricette che faccio, però questo è un altro paio di maniche. Comunque, io ho notato che anche i miei, cioè, o meglio, quelli che si definiscono i miei amici, tendono a minimizzare i miei sentimenti. O a dire che sono frutto della mia depressione.
mettendo anche il fatto che la depressione ti rende un po' fragile. Spesso e volentieri ti è venuta perché eri fragile. Fragile a livello, ecco, già fragile a me non piace come parole, sensibile. Più sensibile, ecco, che è già molto meglio. Posto che effettivamente tu puoi essere più sensibile di altre persone se hai la depressione e magari lo eri già da prima. Appunto, magari lo eri già da prima. Se io minchia, volo, cerchiamo di non usare parolacce. Se io minchiavolo con te, perché tu sei una testa di zucca? Dico zucca perché siamo in stagione e perché non posso dire altro. È la mia depressione che mi sta facendo incavolare con te, testa di zucca. Tu sei una testa di zucca e hai fatto qualcosa che mi ha fatto terribilmente incavolare. Idem se piango, non sto piangendo per niente. Non sto piangendo per un gioco, non sto piangendo per una persona che mi parla dietro, non so. Sto piangendo per una situazione. E continuare a minimizzare il mio dolore. O peggio, attribuirlo semplicemente al fatto che io sia depressa, come se invece se fossi sana quella cosa dovrebbe essere normale. Ecco, quello mi dà un fastidio, ma un fastidio che Dio mio, non so neanche, veramente mi viene l'orticaria a pensarci. Anche perché, badate bene. Le depressioni non sono tutte uguali perché il carattere delle persone non è tutto uguale. Non è tu, non sono tutti uguali. Oh mio Dio, ho fatto un po' di confusione. Chiedo scusa, non si vede, sto male. Cioè, una reazione dipende più dal carattere. E quindi la depressione, come la si prende? Si prenderà, cioè, la reazione dipenderà molto di più dal carattere che dalla depressione in sé. Poi può anche amplificarlo un po'. Però c'è quello che si mette a piangere, chiude tutto, chiude i punti e se ne va. Quello che si incazza e ti dice le cose. Quello che ti risponde in maniera stizzita. Quello che fa tutte e tre le cose. Cioè, nel senso, è una questione di carattere. Continuare a dire alle persone che sono inappropriate perché non fanno come volete voi. E poi quando è, ah, però tu hai i tuoi problemi, quindi. Cioè, tu stai praticamente dicendo che io non sono giustificata ad essere arrabbiata. Non sono giustificata a soffrire. A prescindere dalla mia depressione. Cioè, o soffro perché ho la depressione o. O soffro per qualcosa di poco conto. Tu hai deciso che cosa deve contare per me. E in questa società si giudica tantissimo questa cosa. Come dicevo, cioè, a volte si conoscono più persone virtualmente che quelle che ci stanno accanto, ma letteralmente, ribadisco, l'esempio dei vicini di casa, piuttosto che, cioè. E invece non. E quindi in questo mondo virtuale tutto sembra possibile, tutto sembra normale. Se io sono su un social allora devo essere giudicata. Innanzitutto posso e non devo. Punto numero due, giudicare non vuol dire offendere. Cioè ci sono tante, tante sfumature. Per cui quando tu caschi da una parte o dall'altra, da una parte sei sul reato, da un'altra no. Quindi bisogna anche starci un attimo attenti. Perché poi c'è quello che non ci passa sopra, ci piange su, si incazza, fa tutte le sue azioni e poi ci passa sopra. C'è anche quello che agisce. Quello o quella, ovviamente, che agisce. Io in alcuni casi ho dovuto agire. E anche adesso mi viene detto, no, tu hai agito perché cioè per una cosa da nulla. Scusa, tu eri lì?
Hai accolto tu le mie lacrime? Sei stato tu col mio magone? Cioè, con quel peso sullo stomaco? C'eri tu. C'ero io. Se qualcuno ha riconosciuto che quello è un reato, evidentemente, ne sa magari più di te. Ma anche lasciando perdere questo caso, che è un caso estremo, anche il minimizzare dicendo: ah, vabbè, ma tanto tu sei fragile, la depressione è per quello che te la prendi. Vuol dire che tu stai delegittimando le mie motivazioni. E questa è una cosa bruttissima da fare. Perché vuol dire che tu non vuoi capire. Stai solo giudicando. Ed è una cosa particolarmente brutta, posso garantire. Io chiudo con: spero che questa situazione si risolva. Mi sento come all'asilo. E alle superiori, no, scusate, alle medie e alle elementari, dove ero bullizzata perché ero timida. Ovviamente la gente non diceva timida, perché timida non è un'offesa, racchia. Io ho vissuto tutta la vita sentendomi racchia. Anche quando ho fatto la modella, la burlesca, eccetera, io mi sono sentita ora vi darò una racchia. Ogni volta quando mi guardo allo specchio dico: oh mio Dio, cosa faccio adesso? Devo ristrutturare tutto prima che qualcuno mi veda. E solo ultimamente sto accettando il mio viso effettivamente così com'è, il mio corpo così com'è. Formoso. Con qualche chilo di troppo, perché non li ho ancora persi, perché la mia tiroide fa fatica. Però, ragazzi, purtroppo sto lottando ancora adesso, e ancora adesso c'è chi mi dice che ho torto perché ho scelto di fare le cose in una determinata maniera, quando loro non sono assolutamente nei miei panni. E questo senso anche di isolamento, pensavo che dopo le medie non l'avrei più provato, invece è molto triste. E non è triste perché sono depressa. Questo sparlare dietro, eccetera, cioè, questo dire cattiverie totalmente gratuite e inventate, con tante persone che ci credono anche se non mi hanno mai conosciuto, e manco fanno lo sforzo di dire: ma magari prova a parlarci, magari mi sa spiegare. Concludo qua perché non voglio assolutamente ammorbare nessuno. Però, come vedete, io per ora sono in pubblico e non riesco a esternare così tanto il mio dolore. Vi posso garantire che bronchite, non bronchite, eccetera, è il dolore più forte che ho avuto, e vi posso garantire che ho visto la ferma quasi a 40. È stato il dolore psicologico. Grazie a tutti e a tutte e a tutti.